Eccoci su Dauntless, dai e oggi andiamo contro i Rift Stalker, ragazzi, perché qualcuno me l'ha scritto in un commento. Quindi andiamo a vedere chi è il Rift Stalker. Eccoci qui, come a destra abbiamo le informazioni, Rift Stalker, Behemoth elemento oscuro, livello minaccia 9, poi abbiamo l'equipaggiamento consigliato. Lui è debole all'elemento radiante, mentre resiste all'elemento oscuro. Quindi ok, eccoci qui davanti al Rift. Allora, ragazzi, questo video è utile secondo me perché il Rift Stalker è abbastanza potente, ma più che potente è difficile da capire. Cioè, il Rift Stalker, ragazzi, vi spiego che cosa fa. Il Rift Stalker crea dei portali magici oscuri dove ci porta al suo interno come questo. E noi dobbiamo stare da una parte, ragazzi, o dalla parte destra o dalla parte sinistra. In questo modo è più difficile che lui ci colpisca. Adesso vi faccio vedere, eh. A volte ci colpirà, però se stiamo qui da queste parti è più difficile che ci colpisca, perché se vedete io sparo qui è come se ci fosse un muro invisibile, vedete? Quindi sia dalla parte destra che dalla parte sinistra. Poi quando vedete una luce viola, come sta facendo adesso in quel portale, significa che il Rift Stalker passerà da quel portale. Il mio consiglio è usare le pistole per stare a distanza se non avete un buon equipaggiamento. Come vedete adesso spawna da lì, noi lo schiviamo. Quando vediamo un portale comparire e diventare viola dobbiamo subito fuggire, subito. Vedete? Adesso fa un portale lì viola e si teletrasporta lì. E noi schiviamo. Questo è quello che ho capito per adesso, perché l'ho sconfitto almeno 8 volte. Adesso, ragazzi, andremo nel suo mondo, vedete? Quando fa così ci porta nel suo mondo e noi stiamo lateralmente, vedete? Adesso ci sono sempre due portali, ma dopo ne fa 5 o 6. Comunque noi stiamo lateralmente qua giù, vedete? Ha preso lui, a volte prenderà qualche compagno, però la miglior tattica è non stare davanti ai portali, perché sparano delle palle oscure che ci levano tanto danno, e in più il Rift Stalker esce e ci colpisce. Vedete, adesso teletrasporta. Ecco, adesso io dicevo questi, ragazzi, vedete questi portali? Non dobbiamo stare davanti, cioè non dobbiamo stare al massimo dietro, stiamo dietro, capito? Perché lì ci spareranno di continuo delle palle oscure e quindi ci farà tantissimo danno. Come vedete adesso mi ha anche buggato con il triangolo, non mi lancia neanche la spada per aumentare le mie abilità. Quindi ragazzi, se non parlo è perché sto concentrato, quindi voi guardate il video. Adesso andiamo nel suo mondo di nuovo, vedete? Tanto ormai da capire è semplice. Una volta che l'avete fatto almeno 5-6 volte, imparate le sue tecniche e vi risulta molto più semplice. Vedete, adesso lo spunterà da lì. Eccolo. Se abbiamo tipo un martello o un'ascia pesante, quando esce da un portale possiamo stordirlo e quindi uscire dal suo mondo. A volte l'ho fatto anche con le pistole, ma non so perché adesso non lo fa. Dipende, vedete? Usciamo dalla traiettoria dei portali. Così, loro stanno lì. Perché? Perché non sanno giocare, ve lo dico io, non sanno giocare. Perché noi dobbiamo stare fuori dalla traiettoria. Se stiamo lì davanti, continuano a sparare quelle palle e moriamo. Capito? Quindi la meglio è allontanarci. Cioè, non ce ne frega se il boss è lì davanti, noi ci spostiamo, andiamo dietro, lateralmente, ovunque. Vedete? Adesso fanno dei portali. E dobbiamo stare molto attenti perché arriverà come un fulmine, vedete? Noi ci spostiamo dalla traiettoria del portale e siamo a posto. Poi naturalmente ogni tanto ci colpirà. Però mica siamo Superman, come adesso, vedete? Semplicissimo, rimaniamo a terra finché non veniamo rianimati. Non consumiamo né siringhe né pozioni, ragazzi. Questa è una cosa molto utile perché se consumate
all'inizio siringhe e pozioni, vuol dire che non sapete giocare, ve lo dico subito. Non sapete giocare. Non c'è scuse proprio. In questo gioco, ragazzi, dobbiamo tener conto delle pozioni e delle siringhe. Adesso andiamo nel suo mondo di nuovo. Vedete? Sempre tre portali. Comunque la meglio è stare sempre lateralmente. O a destra, a sinistra è uguale. L'importante è non stare nel mezzo, perché almeno non veniamo colpiti dalle sfere oscure. A volte verremo colpiti ugualmente, però c'è una minore probabilità. Datemi retta, perché l'ho già provato parecchie volte. Ecco, adesso esce di lì, vedete? E colpisce. Adesso dobbiamo uscire dalla traiettoria dei portali e siamo a posto. Adesso sta caricando. Eccolo, vedi? Quando fa così si carica per lanciarsi contro di noi. Ok, adesso possiamo attaccarlo. Ok, è andato via. Quindi quando va via, ragazzi... Oh, guardate, ragazzi, un materiale. Avete visto? Guardiamo. Ecco, mi ha dato due materiali più un cacciacuori. Eccolo qua giù, ragazzi. Abbiamo visto il Riftstalker teletrasportarsi per poi arrivare qua. Comunque si sposta sempre in zone differenti. Non è che rimane sempre sulla stessa zona. Adesso usciamo dalla traiettoria. E non stiamo vicini perché la corruzione ci mangia la vita. Quindi la meglio è stare dietro. Questi non so se l'hanno ancora capito. Ecco, adesso andiamo nel suo mondo. La maggior parte delle persone che ho trovato online stava sempre davanti, come loro adesso. Stanno sempre davanti e si beccano tutte queste sfere qui, vedete? Magari qualcuna mi arriva anche a me, eh. Cioè, non è che non arriva. Adesso mi faccio lo scudo, tante volte mi colpisce. Eccolo. Ok, atterra il nostro compagno, lo rianimo. No, forse è meglio lo rianima lui. Ha buggato anche l'attacco col quadrato, perché non mi fa fare l'attacco col quadrato, cioè spara ma non arriva il danno, quindi ha buggato tutto il gioco, perché tiro col triangolo, vedete? Guardate cosa fa, tira il mangiapiccione, avete visto? Cioè, sta tirando il mangiapiccione. Quindi adesso si sta caricando. Adesso andiamo nel suo mondo. Sarò ripetitivo, ragazzi, ma ve lo dico così vi entra un po' in testa, eh? Almeno sapete cosa fare. A terra lo rianimo io. Vedete? I raggi qua non arrivano per adesso. Eccolo qui. Anche se qui c'è il muro invisibile, ho sparato per niente, però preferisco stare qui. Questi non l'hanno ancora capito, eh? È abbastanza stanco, ha poca vita, si vede. Quando inizi a fare queste mosse strane, si vede molto più lento nei teletrasporti. Stiamo attenti alla corruzione.
Io non ci sto lì nel mezzo. Poi loro se ci vogliono stare, infatti muoiono. Se ci vogliono stare non c'è mica problema, ci stanno loro. Capito? Cioè, io preferisco non attaccarlo ma sopravvivere, ragazzi, perché in questo gioco bisogna sopravvivere. Non bisogna consumare tutto, ma bisogna giocare di squadra. Quindi se abbiamo l'increspatura, abbiamo l'increspatura, non dobbiamo consumarla tutta, perché se siamo in 4 ci sono 6 possibilità. Ecco un materiale. Ok. Avete visto? Anche la coda è spaccata. Quindi abbiamo 6 possibilità nell'increspatura, ragazzi, e non dobbiamo sprecarle tutte per noi. Adesso fa la schizzata, eccolo. Mi è andata bene questa schizzata, eh. L'ultima, eccola. Ok. Questo vale per tutti i behemoth, per tutti i boss, ragazzi. Bisogna imparare le loro mosse, le loro tecniche, magie. Questo fa delle specie di magie, vedete, si teletrasporta e ci attacca. Sembra tipo un gatto egiziano misto con un pipistrello. Un gatto strello sembra. Un gatto strello egiziano. Vieni gatto strello, beccati queste, beccati. Andiamo ancora nel suo mondo. È affezionata a questo mondo, eh. Là ci sono dei materiali, vedete ragazzi, mi sacrifico, non me ne fotte niente. Fammele prendere. Ok, questa l'ho presa. Prendila e battere. Ok, ce l'ho fatta, ok. Ragazzi, i materiali sono sempre importanti. Come vedete a volte verranno delle pozze di corruzione, noi dobbiamo schivare. Ok, io mi vado a prendere un po' di vita qui nell'increspatura. Quindi, come dicevo ragazzi, non consumiamola tutta se stiamo giocando con dei compagni. Ok, abbiamo vinto ragazzi. Spero che questo video ragazzi vi sia stato d'aiuto, anche se non è proprio una vera e propria guida, però almeno avete visto tutto il combattimento. Il rango lasciamo perdere, però atterrato solo 2 volte ci possiamo stare, no? Non sono morto più di tanto. Abbiamo anche delle belle ricompense. Piastra furiosa, questa è molto rara. Insomma, dai, abbiamo preso un bel po' di materiali, perché la miglior cosa, ragazzi, è raccogliere i materiali che vi lasciano a terra. Ok, eccoci arrivati in città e quindi, ragazzi, siamo stati anche fortunati perché abbiamo trovato un team abbastanza equilibrato, via. Non hanno consumato tante pozioni, perché la percentuale è arrivata quasi alla fine, quindi ci possiamo stare, dai. Era abbastanza equilibrato il team, eh? E quindi ragazzi, abbiamo sconfitto il Riftstalker. E scrivetemi in un commento se il video vi è piaciuto, vi è stato d'aiuto, se voi sapevate queste tattiche, scrivetemelo sempre in un commento. Quindi ragazzi, commentate, iscrivetevi e ci sentiamo alla prossima. Dai.